allora adesso vi leggo la parte che riguarda i prestiti. Perché, cioè, non è che voglio dei soldi, è che magari qualcuno dice adesso ci sta, cioè, si sta preparando, perché, no, state tranquilli che, a proposito, ricordatevi di fare l'offerta quando uscite dalla cassetta lì. Qual è la prima o la seconda? Dov'è? Dov'è? Ah, c'è scritto scuola. Scuola. Scritto scuola, non fate nell'altro che sennò non li vediamo più. Quindi, comunque, a parte questo, allora, adesso vi rileggo quel punto, ce lo trovo, che per voi potrebbe essere una bella cosa, eccola. Ve lo rileggo e vorrei, scusatemi se insisto, però vorrei veramente che per un minuto voi chiudeste gli occhi, perché secondo me, non è perché non vi voglio guardare, perché, però secondo me è importante, a distanza di qualche ora, abbiamo cominciato a lavorare insieme da qualche ora, quando vi leggerò la stessa cosa che vi ho letto stamattina, secondo me avrete oggi, adesso, di più orecchie per intendere e occhi per vedere. Ecco perché vi dico di chiudere gli occhi, per interiorizzare questo momento, per rendervi consapevoli di questa cosa, che gli occhi per vedere, le orecchie per sentire, ce le formiamo noi. Che la verità è scritta da un pezzo, che la luce è indicata da un pezzo, e che basta solamente guardare con altri occhi e ascoltare con altre orecchie. Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgili la sinistra. E a chi ti vuole chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Vediamo un po' questi punti adesso. Riuscite a seguire ancora per un'altra oretta? Ce la fate? Siete in forma? Sapete perché? Di solito quando facciamo una pausa succede niente, un disastro. Tra i tossici che vanno a fumare nei corridoi, quelli che si devono andare a comprare un caffè marocchino, quelli che... Cioè, quelli. Se ce la fate stiamo ancora un po' qua e andiamo avanti. Volete sgranchirvi le gambe? Questa è una domanda che quando la faccio mi viene il polpo, perché basta che dico una sì,
No, si può fare, però andiamo avanti, dai, fate un super sforzo, dai, tanto non morirete. Ecco, il problema quale diventa? Avete sentito bene quello che vi ho letto? Ed è molto strano per la nostra mentalità normale. Sapete che il problema della crescita interiore non è un problema di credenza, perlomeno il lavoro che portiamo avanti noi non è un problema di credenza. Io non vi sto dicendo. Quando lui vi dice di porgere la guancia, l'altra guancia, credeteci. Non vi sto dicendo credeteci, vi sto dicendo vedetelo, guardatelo. E adesso parliamo un po' di questo porgere l'altra guancia. La fregatura è che noi pensiamo sempre che in questo poggio dell'altra guancia ci sia un segno di debolezza. Noi siamo convinti che poggendo l'altra guancia siamo degli esseri deboli. E allora abbiamo fatto l'errore di unificare il lavoro su di sé con la debolezza. E quindi nessuno fa lavoro su di sé. Perché noi vogliamo essere forti, liberi, grandi, luminosi. Ecco perché è così complicato porgere l'altra guancia. Allora, vorrei fare questa riflessione con voi, invece che spiattellarvi delle cose. Facciamola insieme questa riflessione. Perché porgere l'altra guancia è un segno di grandezza? Chiedo. O se lo è, se lo è. Io la vedo come mettersi nei panni dell'altro, cioè riuscire a capire quali sono i suoi problemi e perché ha agito in quel modo, perché si è posto in quella maniera. Quindi se mi fermo ad ascoltarlo, è già questo il modo per avvicinarmi a lui. E quindi il fatto del porgere l'altra guancia non vuol dire fisicamente di porgere questa guancia, ma di entrare in lui e ascoltarlo. Certo, Entrare in uno stato di G. è molto, molto bello quello che ha detto, però la cosa che mi ha colpito di più, sapete, a me colpiscono sempre, cioè dite mille parole perfette, io vado a prenderla, la 1001 dice, no, perché non intendeva fisicamente, cioè, capito? Ah, non intendeva fisicamente, intendeva moralmente, no, perfetto il suo discorso, però... Intendevo come per dire, ma sai, avrà voluto dire qualcos'altro. No, invece qualcuno gli dà un bello sberlone. No, è giusto quello che hai detto, però andiamo anche a vedere proprio la cosa. Posso dire, Certo. se tu per capire hai bisogno di darmi uno schiaffo, io ti porgo l'altra guancia, perché tu ed io siamo la stessa cosa. Bene, semplice, vedete? Non è più complicato di così. Quando si percepiscono gli altri come parte di se stesso, di voi stessi, allora chi vi dà uno schiaffo? Chi vi fa qualcosa? Vedete come dipende in larga parte dal tipo di considerazione che voi avete di voi stessi. Come vi vedete come esseri viventi? Come vi vedete? Avete dei privilegi a cui tenete? Avete degli angoli vostri a cui tenete? Avete delle identificazioni? Sapete che l'amore è la rottura delle identificazioni e il passaggio oltre l'identificazione, perlomeno un altro livello di identificazione. Allora, non vedete come colui che mette continuamente alla prova le vostre identificazioni vi sta dando una mano per la crescita interiore? In che cosa siete identificati nella vostra vita? Con il vostro corpo, con i vostri pensieri, con le vostre emozioni, con cosa? Sentite in voi quella parte divina? Può essere presa a schiaffi la parte divina? Può rubare qualcosa?
la vostra parte interiore? Vi si può rubare un po' di amore? Vi si può rubare un po' di compassione? Sapete cosa dice il Vangelo? Sempre a lui. Dice, là dove c'è il vostro cuore, dice il vostro tesoro. E dice, non affannatevi ad accumulare cose che i ladri possono rubare e che la ruggine può distruggere. Accumulate dei tesori che più nessuno vi può portare via. E dice in un altro punto, lì dove è il vostro cuore, lì è il vostro tesoro. Allora, cominciamo a vedere che non stava affatto scherzando quando diceva queste cose. E che erano delle indicazioni precise per trovare la serenità, la gioia e la libertà all'interno di noi stessi. Perché il nostro cuore è il centro di come noi organizziamo la nostra vita. Allora, chi schiaffeggia chi? Chi è schiaffeggiato? Chi dà uno schiaffo? Chi lo prende? Per capire questa cosa dovete sempre guardare col cerchio, vedere i differenti stati di coscienza degli esseri umani. Quando è giusto restituire lo schiaffo, occhio per occhio, dente per dente? L'abbiamo visto. In uno stato di coscienza ancora legato al concetto di branco, in cui la cosa più importante è ancora la nostra sopravvivenza. Guardate, seguitemi bene, so che non è facile, ma cercate di mettere la vostra attenzione. Il discorso più importante è ancora la sopravvivenza, ma sapete cosa dice ancora il Vangelo? Dice, chi di voi perderà la sua vita per me, la ritroverà. Chi invece cercherà di tenersela stretta, la perderà. Vedete com'è semplice, com'è tutto, com'è di una semplicità, vedete, di una semplicità estrema. Non c'è un punto che si tiene tutto perfettamente. Allora, cosa siamo identificati noi? Chi schiaffeggia chi? Chi è lo schiaffeggiato? Chi è il derubato? Colui a cui voi fate il prestito, ve lo deve restituire. Capite cosa voglio dire? Sì, io il prestito lo faccio, però me lo devi ridare. Al limite, nel massimo della nostra generosità, diciamo, ti faccio un prestito, non mi dare gli interessi. Che è già un passo avanti, no? Ma vedete dov'è il punto? In che cosa consiste questo? A chi vi chiede date? Guardate, vedete com'è importante la cosa. Quando vi si chiede questa cosa, una riflessione su questa cosa, no? Quando vi si chiede date, voi a cosa pensate? Generalmente all'inizio si pensa, o forse agli aspetti anche un po' materiali, ma ci possono dare, insomma, vabbè, ma pensiamo anche agli aspetti interiori. Allora vedrete bene una cosa che è illuminante, cioè che se voi date degli oggetti e se siete identificati con questi oggetti, ciò vi crea ansia, vi crea problemi. Ma se voi date qualche cosa che è nel vostro cuore, più ne date e più ne ottenete. Non so se la vedete questa cosa. A chi vi chiede date. Che non vuol dire solo affetto, vuol dire anche qualsiasi cosa. Il problema qual è? Noi a che cosa siamo identificati? Siamo identificati al tesoro che è nel nostro cuore o al tesoro che è nel nostro portafoglio? Perché il tesoro che è nel nostro portafoglio è uno di quei finti tesori che i ladri possono portare via e che la ruggine o il tempo può, o le disgrazie possono eliminare. Allora il segreto della gioia e della felicità è trasportare l'identificazione tra ciò che può essere rubato a ciò che non può essere rubato. Questo è un lavoro su di sé. Il lavoro su di sé è un po' alla volta passare le nostre identificazioni da uno stato all'altro. Concepire la propria esistenza in un modo radicalmente diverso da quello che si è sempre considerato. E allora lì si trova la gioia, la felicità e la libertà. Perché se voi date un po' di affetto a qualcuno, volete mai che lo dia indietro. Quando nel dare questo affetto voi vi sentite così ricchi, lo sapete che è così, eh? Non è una cosa, vedete, non è una cosa in cui dovete credere. Sapete bene che è così. Quando voi date amore all'ottava superiore, ne ricevete istantaneamente una grossa gioia. Ma quando voi siete identificati con altri aspetti, allora voi date amore e aspettate che venga restituito. Vedete? Esattamente come i soldi. Vi
ho amato, quindi tu devi amare me. E questo è l'inizio della tragedia interiore, questo è l'inizio della sofferenza e della frustrazione. Considerare l'amore come se fosse una merce di scambio. Ti do tanto di amore, però trattalo bene. Ti amo, però non mi tradire. Ti amo, ma sii fedele. Ti amo, ma ti devi comportare in un certo modo. Diamo amore come se fosse una merce di scambio. E dato che lo mettiamo a livello della merce di scambio, può essere rubato e può andare perso. Ma da chi dipende? Da noi. Siamo noi che misuriamo l'amore che diamo. Vogliamo dare un amore che è un contratto, che ha un prezzo? Allora può darsi che non ci venga restituito. Allora vedete l'inghippo dov'è? Che l'amore che diamo noi lo consideriamo una merce di scambio e veniamo rubati di quell'amore. Dovremmo imparare da questa lezione che c'è un amore che non può essere rubato e identificarci con quell'amore, il tesoro del cuore, e invece molto spesso passiamo tutta la nostra vita a dare amore col contagoccio, perché con pezzettino, un contagoccio, non pezzettino, però tu non lo meriti, trattando come una merce di scambio. Allora è chiaro che quando lui ci parla di amore, abbiamo un'idea dell'amore che è merce di scambio. Quando lui dice porgi l'altra guancia, oppure quando uno ti chiede il mantello, dagli anche l'altro, non ha senso. Vedete? Se uno ti chiama in giudizio per toglierti la tunica, tu lasci anche il mantello. Fuori di testa, completamente. Completamente fuori. Guardate che bello. Se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Un bel film, vabbè, non c'entra niente, però non so se avete visto Morti di salute. Non c'entra niente. Vabbè, chi l'ha visto, non l'ha visto. Non è che sia un film, è un gran film. Però c'era un bambino che ogni volta che dicevano di fare una cosa, il papà gli dice, no, un po' la testa dura, gli dice, quando entri in casa, la giacca la devi mettere sulla tacapanni, perché lui entrava e allora gli dice, ma dunque adesso vai, esci, apri la porta e fammi vedere come si appende questa giacca alla tacapanni. Questo qua che è una testa dura va fuori, apre la porta, la sbatte chiaramente, sale le scale, mette la giacca, si rimette la giacca, ritorna fuori, chiude la porta, riapre la porta, sbatte la porta, il papà basta. Beh, bellissimo, tutta notte, no? E quelli che non riescono, gli altri della famiglia non riescono più a dormire, che questo qua sentono parla che sbatte, entra, e allora il padre disperato va a dire, guarda, però va bene, guarda, va bene, ho capito, va bene, basta, ti prego, lasciaci dormire. Allora lui esce di nuovo, rientra, prende la giacca, la butta per terra, poi se ne va a dormire. Bellissima questa cosa, è bella. Vedete come tutto, beh, non c'entra niente, dicevo che non c'entra niente, però è una cosa divertente, mi è venuta in mente così perché per farvi vedere poi come le cose più strane, quelle più profonde anche da un certo punto di vista. Allora, vedete il trucco per essere sereni? Questo non vuol dire che domani mattina darete prestiti a chiunque, sennò è la rovina più assoluta. Però voi saprete da domani, da oggi, saprete che le vostre frustrazioni hanno una chiara origine. Cioè, vi spiego, voi prestate qualcosa a qualcuno, lui non ve lo dà, ci rimanete male, non direte più ci sono rimasto male perché lui non me li ha dati, ma ci sono rimasto male perché sono identificato con quei 4 soldi che gli ho dato. E quindi siete voi che organizzate la vostra esistenza per essere frustrati, per avere questo senso di frustrazione, lo vedete? Perché vi identificate con delle cose che possono essere rubate. Poi è molto semplice. Quali saranno le cose che si possono rubare o non rubare? Molto semplice. La consapevolezza non si può rubare, la compassione non si può rubare, l'amore non si può rubare, la tenerezza non si può rubare, l'affetto non si può rubare, la simpatia non si può rubare, eccetera, l'amicizia non si può rubare. Tutte queste cose non possono essere rubate. Quando voi dite, tu eri mio amico ma mai tradito, allora è diventato una merce di scambio, vuol dire che quella non era amicizia, quella non era amore, quella non era simpatia, quella non era compassione. Molto semplice, è di una semplicità, cosa volete? Avete tutto oramai nelle mani. Sapete esattamente come comportarvi. Perché l'amore non ha nessuna controindicazione. Quelle belle cose di cui abbiamo parlato, di cui parlo in Vangelo, non ha controindicazione. Non so se vedete la chiave.
chiave della realizzazione. La chiave, la trappola è questa. Non sappiamo cosa sia l'amore, amiamo col contagocce, ci pentiamo e ci chiudiamo. Siamo rovinati, frustrati, sofferenti. Invece, quando ci succede questo, dovremmo dirci, non ho amato abbastanza. Aumentare la nostra capacità di amare, perché solo lì c'è la libertà. E identificarsi un po' alla volta, o anche subito, perché domani no. Che su, perché? Cioè, perché non è complicato, cioè, la devo capire meglio, questa cosa ci devo riflettere. Devo riflettere su cosa? C'è qualcuno di voi che ha un dubbio che non sia così? Non quello che dico io, lo dice lui. Attenzione. C'è qualcuno di voi che ha un dubbio che dice, ma, non mi fido. Secondo me se faccio come dice lui, non lo so. Non so se troverò proprio la pace o la serenità. C'è qualcuno che ha dei dubbi? Magari non osate, però so che di solito c'è qualcuno che dice, ma io sai, ho girato l'altra guancia e l'altro mi ha menato. E dice, alla fine non ho imparato niente io, non ho imparato niente lui, ho imparato tutto buono nessuno, siamo rimasti come due scemi, io ho preso due sberle, no? Perché poi bisogna fare i conti con la realtà quotidiana, che poi questa è una cosa bella, poi quando si vuole posporre il lavoro dice, sì, poi nella realtà quotidiana è difficile, un giorno non basta. Per 10 anni ci ha incollato questa cosa qua. Capito? Un giorno non basta perché poi sai, la gente ti dà le sberle, delle cose. Eppure di una semplicità che se avete capito oggi non avete più bisogno di nessuna scuola, di nessun centro studi, di nessuna conferenza, niente.